Sono le 8 e 24 minuti, adesso è il momento del nostro spazio psicologia con il dottor Raffaele Morelli, ci colleghiamo con lui. Buongiorno Raffaele, grazie. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno, tu ancora non lo sai caro Raffaele, ma è il momento degli amori estivi questo. Siamo arrivati alla fine di luglio, stamattina Enrico e Luigi, due fanciulli dalla Puglia, hanno stabilito che è la tematica per Morelli di oggi, e quindi insomma tradimenti, cosa accade durante l'estate, distacchi troppo vicini anche, no? Cosa che abbiamo sperimentato molto anche col Covid. Cosa ci racconti, Raffaele? Ma gli amori estivi sono gli amori del sole, perché una cosa che noi sottovalutiamo è che il sole ha una grande potenza antidepressiva e quindi anche liberatoria. Noi in qualche modo il buon umore lo dobbiamo al sole. E tutte le volte che scattano nelle aree del cervello il buon umore, il piacere, la voglia di libertà, di autonomia, di indipendenza, la luce, insomma, noi in quel momento desideriamo di più. E quindi siamo più disponibili a innamorarci, anche perché l'amore estivo ha una caratteristica, cara Giusy, che è fatto per durare poco, ha un senso di liberazione da quelli che sono i vincoli della città, le abitudini, le oppressioni, il lavoro di tutti i giorni. E quindi in qualche modo ci porta a fare la cosa che per il cervello è molto importante, perché il cervello quando si innamora dimentica di te i problemi, i rancori, le rabbie, le cose che non funzionano, e ti porta in un regno dove non sembra più esistere la realtà, ma esiste l'innamoramento. Ecco. Dottor Morelli, ma parliamo anche della distanza, perché noi siamo così reduci da un periodo in cui la distanza è stata così una costante, penso al periodo del lockdown, e insomma rischiare adesso di costringere certe coppie a separarsi, magari per ragioni di lavoro, perché uno parte per, non lo so, un mese e mezzo o anche di più, insomma non rischia di creare davvero qualche problema nella stabilità della coppia, oppure la rafforza? Ci sono entrambi i lati, no? La distanza in qualche modo, in una coppia, quando una coppia si sta troppo addosso poi collassa. Quando ciascuno, diciamo, non ha i propri interessi, il proprio mondo, la coppia inevitabilmente, anche se sta molto vicina, entra in crisi. Quando invece la distanza diventa eccessiva e in qualche modo la separazione diventa troppo lunga, noi viviamo in qualche modo la psicologia dell'abbandono, anche se l'altro o l'altra non ci hanno lasciati. Quindi la psicologia dell'abbandono porta in qualche modo a far sì che la distanza possa diventare una separazione. Molte coppie dopo la distanza si riuniscono in modo più significativo, altre coppie invece dopo la distanza si lasciano. Ecco dottore, abbiamo parlato, anzi ha parlato prima del fatto che questi amori estivi durino poco, e di questo insomma siamo coscienti più o meno tutti. Io ho 21 anni, quando ne avevo 15, 16 magari facevo quelle vacanze studio tra virgolette solo per ragazzi, questi amori nascevano, però tra di noi magari insomma ce lo si diceva sempre prima di salutarci, la cosa continuerà, non perdiamoci di vista, io ci credo, sono cose che possono durare, ecco, ma i ragazzi, e poi quasi sempre non finiva, non andava così, i ragazzi se lo dicono perché ci credono davvero, oppure è tutta una grande ipocrisia anche tra loro? Ma sai, noi le cose che ci diciamo ci crediamo per convincerci, no? Perché in qualche modo l'illusione dell'amore estivo ha una funzione importante, perché ti porta via da quelle che sono le identità abituali, cioè la vita che vivi, no? Noi metà della nostra vita sono sogni, noi andiamo a letto a dormire e sogniamo, e quindi l'amore estivo è un sogno dell'amore eterno, del coinvolgimento totale, dell'eros, del desiderio. Però bisogna sapere che l'innamoramento per sua natura dura il tempo che deve durare, però ha una funzione importante, che è quella di rigenerare il cervello, cioè ti porta in qualche modo a dimenticarti di te, di quello che conosci. E allora ecco perché si dice non ci lasceremo più, durerà per sempre, no? Perché vogliamo aprire quel lato di noi sognante, no? Perché il lato sognante è il lato del gioco, del piacere, ma anche il lato della trasformazione. Noi ci trasformiamo non perché siamo pieni di pensieri o di ragionamenti o di progetti, ma perché innamorandoci tocchiamo le aree del cervello dove c'è il sogno. Che meraviglia. Beh, e quindi abbiamo sì, no, è bello, vi parla di sogni, di trasformazione, guarda, bellissimo. Magari la riprendiamo anche la prossima settimana. Intanto grazie al dottor Morelli, buona giornata. Buona giornata a tutti.